Buongiorno, allora è un po' che non faccio vlog. Ieri avevo iniziato a farlo e poi invece tra una cosa e l'altra mi sono completamente persa e quindi non sono riuscita a fare niente. Oggi è giovedì, io sto per andare a lavorare e mi sono truccata in fretta e furia. Si vede, e da quando uso il cappello ormai i miei capelli vanno un po' come cavolo gli pare, però insomma non mi dispiace, voglio solo mettere il rossetto, però volevo fare prima colazione perché poi le sbavature non mi piacciono. Oggi ho rimesso, allora lo so che c'è una luce pessima, però oggi ho rimesso il blush, non lo mettevo da una vita, veramente non lo mettevo da una vita. Qui tutto a posto. Terminiamo antibiotici, continuiamo con i raffreddori. Comunque ho visto che è quest'anno devastante e ieri poi vado a leggere il giornale e c'è scritto che il picco deve ancora venire. Ho detto non è possibile perché io ho sentito chiunque, ma davvero chiunque, dire di avere almeno una o due persone malate. I bambini poi è stata veramente terribile. Comunque, sono contenta, tra virgolette, che almeno sia stato durante le vacanze. La scuola ha riaperto perché qui c'è stata l'allerta neve. Adesso sto cercando di ricordarmi quello che ho detto ieri nel blog. C'è stata l'allerta neve perché, cioè l'allerta maltempo perché ha nevicato. E quindi le scuole sono state chiuse 2 giorni. Che dopo che tu, madre. Mettiamoci in testa una cosa, le madri perfette non esistono e io sono una tra le più imperfette. Stavo appunto dicendo che dopo che tua madre sei stata dal 23 di dicembre, ora, minuti e quarti d'ora con i tuoi figli, cari, 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 e arriva finalmente il sospirato primo giorno di scuola in cui tu, io li ho portati a scuola tipo sembrava la carica, ciao bimbe, ci vediamo dopo, divertitevi, baci, baci, dai un bacio a mamma, bella di mamma, bella di mamma che sei, vai, 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 vai. Le ho spintonate, avevo lasciato il motore acceso della macchina, non solo perché c'erano meno 5 gradi, no, vabbè, comunque. E dopo tutto questo, l'allerta maltempo, altri 2 giorni chiusi in casa, loro che impazzivano perché si annoiano, perché possono fare qualsiasi cosa, però comunque si annoiano. Vabbè, comunque, il peggio è passato, diciamo così, consiglio a chi, proprio in caso di madri imperfette, c'era un sitcom molto carina, prodotta credo in collaborazione col Corriere della Sera, che dovrebbe trovarsi ancora online, io l'ho vista solo lì, che si chiama proprio Madri Imperfette e dovrebbe, avevano previsto un sequel, ma non c'è mai stato. Io intanto ho visto la terza. No, la seconda puntata di Sherlock e sono così. Mi astengo dai giudizi fino a che non ho visto l'intera stagione. Veramente mi astengo dai giudizi perché. Ma l'avete visto Sherlock? Lo vedete Sherlock? Comunque, le grandi assenti in questo caso come serie televisive sono state per me Il Diario dei Vampiri e Supernatural, che ho smesso di seguire perché materialmente non ne ho più il tempo. E vabbè. Comunque, domani dovrebbe arrivarmi l'agenda, che è l'unica cosa che ho comprato quest'anno, e poi parleremo di saldi appena torno dall'ufficio, perché ho da dire un paio di cose sui saldi quest'anno, cose di fondamentale importanza, quindi mi raccomando, non vi muovete da lì. Adesso vado, ci vediamo più tardi e buon inizio giornata a tutti, dai che è giovedì. Allora, sono tornata a casa, è 1:15 su per giù, stiamo andando avanti a zuppe. Perché nonostante oggi ci siano sui 7-8
7 gradi e mezzo così. Io continuo ad avere un freddo terribile, mio marito idem, quindi io sto andando avanti a zuppe, nel senso che faccio queste paste molto brodose, ma tipo, parlo per me naturalmente, metto che ne so, 30-40 grammi di pastina e poi che ne so, zucchina e me la faccio in brodo. Queste cose un po' da vecchia, però che riscaldano tanto. Non riesco a capire perché quest'anno sto sentendo veramente molto freddo. Pensate, io ho gli Ugg, le Icolin e i calzini, cioè ho anche i calzini e non ho il piede caldo. E ho, vabbè, mani e piedi sono sempre freddi, vabbè, mani e cuore caldo. Queste, belli, È tutto studiato, è tutto studiato. E quindi adesso sto preparando, aspettate, sto preparando questo e sto cercando di trovare un'utilità per questo splendido cestino che era ripieno di leccornie che mi è stato regalato. Vorrei trovare una funzione per non buttarlo perché mi piace molto. Avevo pensato di metterci dei giornali, usarlo come portagiornali, però ultimamente, dico la verità, non ne sto neanche comprando tanti, nemmeno i giornali sto comprando ultimamente. Devo dire che sono un po' abulica su una serie di cose, e qui venivo al discorso dei saldi, perché quest'anno ho visto un video di Olisticario 365, è una donna molto molto interessante da ascoltare. Se avete voglia di vedere il suo canale, io ho parlato di lei in diversi video perché la seguo da molti anni. E infatti parlava dei saldi e della corsa ai saldi, perché i saldi e di farsi le classiche domande, nel senso che vado e compro quello che mi capita solo per volerlo avere, oppure rendersi conto di che cosa necessario, cioè di che cosa effettivamente si ha bisogno a questi mirati, il fatto di non considerare uno sconto del 15%, non è uno sconto, è una minima riduzione di prezzo, insomma, di stare attenti, che comunque ti buttano dentro un sacco di cose. Insomma, erano dei consigli sui saldi che mi erano piaciuti molto e su cui ho riflettuto, nel senso che non ho bisogno di niente, cioè non ho voglia di comprare niente perché effettivamente non ho bisogno di niente, di quello di cui avrei bisogno posso, per quello di cui avrei bisogno posso tranquillamente arrangiare con quello che ho. E quindi sta uscendo fuori questa mia anima risparmiatrice che mi ha lasciato un attimo così, perché non è da adesso, saranno 2 o 3 mesi che va avanti e io sono sempre stata una accumulatrice. E una shopping compulsivo, nel senso che io non ci riflettevo 3 volte su una cosa. Mi piace, la guardo, la compro, se posso naturalmente, cioè non è che lo faccio con le borse di Vuitton. Scusate, ma devo abbassare la fiamma perché sennò. Quindi questa cosa mi ha lasciato così. Ho pensato che non da diventare malati di risparmio, però che se da questa cosa ne può venire, cioè non è un obbligo comprare, sia chiaro. La dicitura del mio canale però è sempre stata quella. Mi piace farmi una piccola coccola al giorno comprando anche una sciocchezza, anche un giornale, anche una saponetta. Ora sto cambiando, non sono diventata più così. Quel giornale o quella saponetta, mi pongo la questione. Mi serve realmente? Lo so che non ho scoperto l'acqua calda, ma per una che è stata per 25 anni nello stesso modo, fa
fa strano, fa veramente molto strano. Quindi io in questi saldi non ho comprato niente, ho, ripeto, preso a prezzo pieno poi soltanto l'agenda che credo arriverà domani, che mi funge. Non ho, no, forse ho comprato qualcosa per le bambine? No, nemmeno per le bambine. Vabbè, su quello non... Beh, le bambine è tutta un'altra cosa. Non, le bambine non si discutono, nel senso, io non ho voglia di niente. Mo adesso spengo e vado sul sito di Sephora a comprarmi qualcosa. Trucchi lasciamo stare. Vestiti comunque io ho preso quando c'erano stati gli sconti, ho preso cose che mi servivano, ma tutta questa corsa al saldo non, diciamo che non ce l'ho. E vabbè. Come si cambia nella vita? O, solo, o magari è soltanto una fase, non lo so, voi come li vivete i saldi? Non vedete l'ora? Avete puntato delle cose? Io neanche quello, neanche ho puntato delle grandi cose da prendere, mi faccio bastare quello che ho, sinceramente. Non lo so, magari è l'occasione buona per mettersi qualcosina da parte, da usare... quando ci sarà una bella occasione di qualcosa di realmente voluto. Io ho le mani che sono rovinatissime, me ne sto accorgendo di vederle nella videocamera, ma sono veramente orrende. Adesso ci metto uno strato di crema e basta. Mangio, ci vuole ancora un po'. Mangio. Ci vediamo più tardi. Ditemi cosa ne pensate, ma i saldi? I saldi... Fungono? Sì, certo che fungono. Sì. Ah, la fame mi fa straparlare. Sì. Ciao! Allora, sono quasi le 17:30 e ho portato le bambine a danza, sono andata a prendere giusto i fagioli al supermercato perché volevo fare la ribollita per stasera, ma... non ho trovato il cavolo nero, quindi opterò per una zuppa simile, buttando dentro quello che ho nel frigo, in poche parole, perché comunque ho un sacco di roba, quindi adesso vedo un pochino. Io non mi sono truccata per un po', ho ricominciato a mettere il fondotinta e sento tutti i perforetti. Un classico, bella, vero? Sono la moglie dell'uomo del tono Nostromo. Affascinante, affascinante. E va bene. E oggi sono riuscita anche a riposarmi un pochino, quindi sono molto, mi sento molto fortunata. Così magari stasera non mi addormento a metà puntata, così guardando Masterchef, se riusciamo a vedere Masterchef naturalmente. E qui c'è una pioggerellina fastidiosissima che crea più fastidio che altro, perché non fa eccessivamente freddo. Adesso faccio un altro paio di commissioni, poi mi vado a prendere le bimbe, che la classe è decimata, la classe della predanza. Chi ha il raffreddore, chi ha la febbre, chi ha questo, chi ha quell'altro, qualcuno si è ritirato perché sono bambini molto piccoli, loro fanno una prova, vedono se gli può piacere e poi di conseguenza decidono se vadi, se continuare o meno con la danza. Le mie continuano a dire che vogliono fare sia quello che nuoto, ma cioè, sarebbe incompatibile anche come orari, quindi non... Poi insomma l'anno prossimo andranno in prima elementare, che non è chissà quanto impegnativa, ma di più dell'asilo lo è, e quindi ci manca pure che facciano doppio sport, anche se non so ancora se faranno tempo prolungato, tempo... scusate, siete un po' sballottolosi, ma i San Pietrini qui ci sono ovunque. E adesso giro una strada asfaltata, aspettate. Permesso. Comunque me lo dovrei comprare. A proposito di saldi e di comprare e non comprare,
cappello me lo dovrei prendere perché così sono veramente indecente. Ma è doppio talmente tanto che mi tiene la testa al caldo e io non riesco a capire in questo periodo chi è che va in giro senza cappello. Addirittura ho visto qualcuno senza giubbino. Folli. Comunque, detto questo, vado, sono quasi arrivata. Vorrei passare dal giornalaio solo per vedere se è uscito Cucina Moderna e perché no? Giusto per godermi questa mezz'ora ancora di solitudine che ho e dopo inizia tutta la giostra del doccia, capelli, cene varie. E, ma cos'è oggi il mio giorno fortunato? Un parcheggio proprio qui? Ma ragazze, cioè, oggi proprio, eh? Mamma mia, guarda che bella luce che c'è anche. Se non ci fosse una miriade di gente, perché sono in centro, che mi vede che sto parlando così, c'ho una fame, ma non fame, lo sapete, ho sete perché non ho bevuto. E ho preso delle pere che sono meravigliose, guardate. La mangerei proprio così. Solo che la pera è uno di quei frutti che mangio sbucciato. La mela no, ma la pera sì. Vabbè, ci vediamo più tardi e vado a fare questa passeggiata. Allora, tornati a casa finalmente. Finalmente, mamma mia. Ho parcheggiato lontanissimo perché una macchina ha preso due posti giusto davanti al mio portone e non posso fare niente. Adesso doccia, capelli, cena alle bambine, una serie di cose. Intanto la cosa importante, oddio, io ho anche del petto di pollo da fare. La cosa importante è accendere la stufa come prima cosa. E niente, ho comprato Cucina Moderna, l'ho sfogliato un po' quando sono andata a prendere le gemelle che avevo ancora una decina di minuti liberi. Mi sono fatta una bella passeggiata, però a un certo punto è venuto a diluviare, cioè a diluviare, a piovere. No, a diluviare no, per fortuna che vado sempre bardata tipo zietta. Io vi saluto, ci vediamo domani. Basta. È stato un vlog moscio, però è stata una giornata piena. È stata una giornata. Spesso mi piacerebbe farvi vedere molte più cose, ma per una serie di motivi non è possibile. Dopotutto sono la regina. Le guardie che sono nascoste dietro al frigorifero potrebbero optare. Questo è tutto un set fotografico, qui dietro. Questo non è reale. Dietro sono tutti stucchi, specchi, tende di velluto, damasca, damascate, queste cose qua. Queste cose che voi poracci non possiamo, voi poracci non potete sapere. Vabbè, vi saluto. Ci vediamo domani con un altro video. Spero, spero. Ciao.